E il tuo personaggio è un videogiocatore? Anche. Il tuo personaggio è femmina? No, mi piace il cazzo. Il tuo personaggio costruisce fortini? No. Il tuo personaggio ha mai creato server pirati per Fortnite? No. Il tuo personaggio è soprannominato King? Il King delle bestemmie? Sì. Il tuo personaggio ha un canale YouTube di videogiochi? No. Eccolo! Allora, io ho in mente di fare una cosa, ok? Voglio indovinarmi su Akinator. Personaggio, sezione un tema, certo personaggio. Mica ni basta con questi animali, avete rotto il cazzo. Sempre a parlare di animali, state. Oh, ok. Sfidami di leggerò il pensiero, va bene. Allora, vediamo se riesci a indovinare a chi sto pensando. Allora, proviamo a indovinare me, eh? Allora, il tuo personaggio indossa vestiti da donna. Dipende, zio. Se mi vedi la notte mentre sto ai party per travestiti, sì. Quindi indossa vestiti da donna? No. Il tuo personaggio è nato in Italia? Sì, anche se mio padre è nato in Australia. Il tuo personaggio ha più di 35 anni? No, grazie a Dio. Il tuo personaggio è uno youtuber? Sì, fratello. Il tuo personaggio ha a che fare con il mondo dei videogiochi? Adesso sì. Il tuo personaggio è famoso grazie a Minecraft? No, non sono Lollo Lacustre. Il tuo personaggio ha a che fare con Fortnite? Sì, anche gioco a Fortnite. Il tuo personaggio ha la barba? No, 18 anni. Non posso avere la barba a 18 fottutissimi anni. Il tuo personaggio è un capitano? Ma questo mi ha scambiato per Capitan Blazer? Questo mi ha scambiato per Capitan Blazer? Non sono un capitano. Il tuo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza? Allora, quando avrò una ragazza, sì, pubblicherò video con la mia ragazza. Però io sta ragazza non la vedo, manco voi la vedete, quindi direi proprio che no. Il tuo personaggio ha girato un video con la sua sorella? No, non sono quello youtuber cringe. Non sono lui. Non sono. La sorella è tanta roba, ma io non sono quello youtuber cringe. Il tuo personaggio ti conosce? Sono io. Sono io, però neanche io. Cioè, a malapena io riesco a conoscere me stesso. Quindi il tuo personaggio ha il tuo stesso cognome? Dai, però sei un pezzo de merda. Dai, sei un pezzo de merda. Perché mi chiedi se hai il mio stesso cognome? Sì, sono io. Il tuo personaggio è nato nel Lazio? Sì, sono nato nel Lazio. Quindi problemi? Il tuo personaggio è nato il tuo stesso giorno? Sono io. Il tuo personaggio ha la mamma argentina? No. Il tuo personaggio è il 15 settembre? No. Il tuo alter ego? Ma vaffanculo. No, non è il mio alter ego. Sono Federico Chetani. Non è il mio alter ego. Sono davvero io. Il tuo personaggio vive nel Lazio? Sì. Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Non solo, in realtà grazie a TikTok, però anche grazie a YouTube. Il tuo personaggio ha giocato in Serie A? Ma a te pare. Sì, ma non mi riesco a muovere. Il tuo personaggio vive con te? Ma che c'entra? Che c'entra? Non è il mio alter ego. Fa parte di Brawl Stars. Ma perché Brawl Stars? Io, Dio Cristo, che cazzo c'entro con Brawl Stars? Non ci vuole tanto a indovinarmi. Non ci vuole tanto a indovinarmi. E il tuo personaggio ha a che fare con YouTube? Ah, ancora. Porco Dio, oh, questo veramente vale proprio le pizze. Il tuo personaggio vive a Roma? Sì, sì, vive a Roma. X-I-S Fiori CR4. Ma che cazzo è? Continuare, sì, sì, continuo, continuo. Continuo. Il tuo personaggio ha fatto video col seno scoperto? No, non sono una puttana. Tu e il tuo personaggio avete gli stessi genitori? Sì, sì, e quindi? Il tuo personaggio avete lo stesso nome? Sì, il tuo personaggio è legato emotivamente a te. Ma che cazzo ti devo dire? Ma certo, no. Matteo Bozzoni. Ma è rotto sto coso. È rotto. È rotto. Non c'è sta niente da fare. È rotto. Fai come se fossi un fan. Va bene. Ciao a tutti. Il tuo personaggio è Domenico Erti. Sì, è Domenico Erti. Sono innamorato di Federico Chetani. Sì, sì, sì. Il tuo personaggio è un portiere? No, porco dietro. Ho detto no. Non sono nato a Napoli. È famoso grazie a YouTube? Sì. Vive con sua madre? Purtroppo sì. Tu e il tuo personaggio avete un genitore in comune? No. Io continuo Mindset. Ce la deve fare sto coglione. Ce la deve fare Mindset. Sì che continuo. Sì che continuo. Fa live su Twitch. Oh ragazzi, zitti. Zitti. Fa live su Twitch. Sì, Federico Chetani con 2i. Tu mi segui su Twitch. Il tuo personaggio è un fratello? Sì, si chiama Francesco. Ha 25 anni credo. Sì, ha 25 anni, è del 98, quindi 25. Il tuo personaggio è figlio unico? T'ho detto adesso che c'è un fratello, porco dia. Il tuo personaggio è un bagnino? Bagnino, no. Adesso io voglio almeno una persona tra tutte quelle che stanno guardando. Ditemi chi cazzo è Arctic. No, raga, questa è quella giusta. Ve lo dico io, questa è quella giusta. Questa è la volta giusta. Continuare sì. Ah, raga, questa è la volta giusta. Il tuo personaggio festeggia il Natale con te? No, no. Il tuo personaggio è maggiorenne? Sì, ho fatto 18 anni da poco. E il tuo personaggio è un videogiocatore? Anche. Il tuo personaggio è femmina? No, mi piace il cazzo. Il tuo personaggio costruisce fortini? No. Il tuo personaggio ha mai creato server pirati per Fortnite? No. Il tuo personaggio è soprannominato King? Il King delle bestemmie? Sì. Il tuo personaggio ha un canale YouTube di videogiochi? No.
Eccolo! Cioè, quindi io ci sono, ma perché non mi ha indovinato? Allora, regà, ci riproviamo. Senza bestemmiare, però ci riproviamo. Il tuo personaggio indossa vestiti da donna? No. Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Sì. Il tuo personaggio ha a che fare con il mondo dei videogiochi? Anche. Ma secondo me, se gli dico che ho a che fare con il mondo dei videogiochi, non mi indovina. Quindi mettiamo no. Ha più di 15 anni? No. What? Il tuo personaggio è maggiorenne? Sì, ho fatto 18 anni da poco. Ha più di 15 anni? No. Sa camminare? Non lo so. Non lo so, amico. Non lo so, probabile. Il tuo personaggio è un bambino? No, brutto coglione. Il tuo personaggio ha capelli? Grazie a Dio. Il tuo personaggio ha pubblicato video con la propria ragazza? No, sono singolo a merda. Il tuo personaggio va a scuola? Sì. Il tuo personaggio ti conosce? No. Il tuo personaggio è femmina? No. Il tuo personaggio ha girato un video con sua sorella? No. Il tuo personaggio ha a che fare con TikTok? Sì, coglione. Il tuo personaggio lavora in coppia? No, mi piace il cazzo. Il tuo personaggio è nato a dicembre? No. Il tuo personaggio porta gli occhiali? No, brutto coglione. Il tuo personaggio viene chiamato col suo nome e cognome? Sì, testa di cazzo. Il tuo personaggio ha girato un episodio su Aginator? Sì, brutto coglione. Il tuo personaggio insegna qualcosa? Sì, testa di cazzo. Il tuo personaggio è famoso perché dice cose stupide, ma tua madre, quella puttana, dice cose stupide. Ok. Signore e signori, dopo 20 minuti, 20 minuti di pure urla, pure incazzature, ce l'abbiamo fatta, Dio Bon. Dio, 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 proviamo a indovinare Dio. Il tuo personaggio indossa vestiti da donna? No. Il tuo personaggio è un videogiocatore? No, anche se gioca con le vite degli umani. Il tuo personaggio ha più di 19 anni? Beh, sì. Il tuo personaggio è uno youtuber? Assolutamente no. Ha più di 35 anni? Beh, Dio, ti conosce? Probabilmente. Il tuo personaggio è nato in Italia? Ma che cazzo ne so. Eccolo qua. Il tuo personaggio rappresenta una figura religiosa? Sì. È morto in un modo violento? No, non è Gesù Cristo. Il tuo personaggio è almeno un figlio famoso? Gesù Cristo. Quindi sì. Il tuo personaggio ha creato il mondo in 7 giorni. Vabbè, questa era semplice. Sì, sì, ha indovinato sto coglione, ha indovinato. Ah, raga, mo c'ho un'idea. I have an idea. Adesso proviamo a indovinare mio fratello. Il tuo personaggio è diventato famoso grazie al cazzo? No, non so. Al cazzo. No, non è famoso grazie al calcio. È un maschio, grazie a Dio. Perché se fosse stato femmina con quella barba, veramente mi sarei preoccupato. Il tuo personaggio è di nazionalità italiana? Sì, è mio fratello. Il tuo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? No, non è stato scoperto. Ha più di 35 anni? No, ne ha 25. Ti conosce? Sì, è mio fratello. Vivete nella stessa casa? Sì, fratello. Si chiama come te? No, brutto coglione. Avete gli stessi genitori? Sì, coglione. Ha più di 19 anni? Sì, brutta testa di cazzo. Ha più di 17 anni? Sì. È più grande di te? Sì. Il tuo personaggio avete un genitore in comune? Yes, sir, my brother. Eh già, l'ha indovinato subito. Adesso dobbiamo provare a indovinare una figa. Alice Perugo, regà. Mi ha commentato un paio di video, non in maniera positiva. Ma non me ne frega un cazzo. Andiamo a cercare Alice Perugo. Il tuo personaggio ti conosce? Sì, perché mi ha commentato un po' di video, quindi mi conosce. Il tuo personaggio vivete nella stessa casa? No, grazie a Dio. Il tuo personaggio indossa abiti femminili? Sì, è una donna. Ti sei mai innamorato del tuo personaggio? No. Il tuo personaggio sa mantenere i tuoi segreti? Non lo so, non ci ho mai parlato, non lo so. È simpatica? Allora, regà, Alice Perugo, cioè io non la conosco, quindi non posso dire se è simpatico o no. Cioè, mi ha commentato un po' di video, non in maniera positiva. Però, no, non credo. Cioè, vabbè, sì, sì, mettiamo. Non lo so, vaffanculo, non lo so se è simpatica. Il tuo personaggio ti conosci di persona? No, non abbiamo mai parlato. Il tuo personaggio ha a che fare con te? Sì. Hai capelli biondi? No. Il tuo personaggio ha mai avuto dei figli? Cioè, 19 anni? Non credo. Il tuo personaggio ha un fidanzato? Beh, sì. Ha una sorella. Ma che cazzo ne so io? Ha una sorella, Alice? Sì. No, sì, sì, sì. C'ha una sorella. A posto. Scusate. No, chi dice sì, chi dice no? Che è? Sì o no? Ok, sì. Ti fa Milan. Ma che cazzo? Cazzo me ne frega a me se ti fa Milano o no. Ha un gatto di nome Porro. Signori, ha un gatto di nome Porro, per favore, chat. Ditemi se. Ok, ok, è lei, allora è lei. Adesso sapete chi cerchiamo? La nostra carissima amica Federica Maria Pia Sofia Federico. Il tuo personaggio indossa abiti maschili? Non credo. Il tuo personaggio ti conosce? Non ne ho idea, non lo so. Il tuo personaggio indossa le scarpe? Porca puttana, meno male. Perché ho tutti quei peli, sennò veramente vedevo il Bigfoot ogni volta. Vedevamo per strada. Il tuo personaggio ti conosce di persona? No, no, sì, questo no. Di persona no. È uno youtuber? No. È nato in Italia? Sì. Tra l'altro io e Maria Sofia viviamo vicini, eh. Lei è di Valmontone, io di Colleferro. Abitiamo in provincia di Roma entrambi. Quindi quando vuole, signorina Maria Sofia è invitata nelle mie live. Possiamo discutere riguardo il cambiamento climatico, i peli sotto la scena,
pelle Vittorio Sgarbi? Di chiunque possiamo discutere. È un cantante, grazie a Dio no. Ha mai avuto dei figli? No. Anche perché i figli inquinerebbero, quindi non credo li voglia fare di figli. Ha a che fare con TikTok? Sì. Il tuo personaggio vive con i suoi amici? No. Vive a Napoli? No. Il tuo personaggio ha un fidanzato? Ma che cazzo ne so, ma questa è poliamorosa. C'ha un fidanzato, una fidanzata, un fidanzato con la U perché è neutro. È diventato famoso grazie alla televisione? Sì, perché ha fatto il collegio e purtroppo gli hanno dato... Eccola qua, ecco qua. Ecco, l'ha nominata. Ha preso il diploma del collegio, il non diploma. È stato molto criticato, sì. Posso zoomare sulla faccia? Il collegio 6, ha fatto il collegio 6, quindi anche recente. Allora, adesso chi cerchiamo? Iris, tutti con sta Iris. Basta, adesso va contento. Cerchiamo Iris di Domenico. Il tuo personaggio è femmina, sì. Io non ci provo con i maschi, poi. Il tuo personaggio li conosce di persona? Abbiamo parlato due volte in croce su Instagram. Non mi conosce di persona. Avete lo stesso nome? No, io mi chiamo Federico, lei Iris. Il tuo personaggio vive nella stessa casa? No, non sono in Stardust. Grazie a Dio. Ti sei mai innamorato del tuo personaggio? Sì. Eh beh. Il tuo personaggio è qualcuno per cui è una cotta. Avevo una cotta, adesso non ce l'ho più. Sono passato da Iris di Domenico a Danny Enrico. Il tuo personaggio sa leggere? Non lo so, adesso gli mando un messaggio se vuoi. Cioè, credo di sì, veramente, se non sa leggere, Iris. Cioè, vai a scuola, non puoi non saper leggere, per favore. Ha cantato una o più canzoni? I don't think so. Pardon, I don't think so. You know that? No. Vive a Napoli? No. Vive con i suoi amici? Sì, vive Stardust. Vive nella Stardust House? Sì. Fa parte del collegio? No. È juventino? No. Ma perché solo a me ci ha messo 16 anni per indovinarmi? Porco Dio, sto coglione ci ha messo 24 anni per indovinare me e mezzo secondo per indovinare una figa. Perché? Why this? Vai, proviamo a indovinare Blur. Il tuo personaggio è diventato famoso grazie al calcio? No, Blur è diventato famoso grazie a YouTube. Io lo seguo dai tempi del King delle bestemmie. Il tuo personaggio è maschio? Sì. Nazionalità italiana? Sì. Videogiocatore? Sì. Ha pubblicato video con la propria ragazza? Sì. Il tuo personaggio è uno dei miei contro te? Non mi puoi dire una cosa del genere? Non lo puoi fare! Non lo puoi fare proprio a Blur. Cazzo, no. No. Ehi Giacomo, no, non ti sto dicendo che non ho pubblicato dei video con i miei contro te, perché Blur è più dei miei contro te, amico. E ti ho detto che non la mangerò la pasta con il pollo, amico. Hai i capelli verdi? No. Hai il pancione? No, Dio Cristo, è un maschio. Il tuo personaggio è un capitano? È un capitano? No, andasse a fanculo il capitano. Il tuo personaggio gira video su FIFA qualche volta? Ha avuto dei figli? No. È di Roma? Sì. Vive con un cane? Ma vive con un cane? Non lo so io, Dio, ma se vive con un cane. È famoso per le bestie. E dai, il tuo personaggio ha a che fare con lo streamer Tumblr? Però non mi puoi chiedere sta domanda. Non lo so, vediamo un po' che dice. È forte a calcio, sì. Sbatte le cose sulla scrivania. E con questo ultimo personaggio vi posso dire che abbiamo finito di cercare gente su Akinator.